Dai, smetti. Dai, inizia a fare i compiti. Adesso devi usare la tua, la smetti con le mie cose. Bambini, su, basta però, è sempre a litigare. Iniziate a fare i compiti. No. Hai visto tua sorella che già da dopo pranzo che va avanti qua a fare i compiti, ha già portato avanti tutto. Ti potresti anche portare un po' avanti come fa lei però, eh? Cioè, ogni volta, prendi esempio, guarda che brava che è. Guarda, sai che guarda. Ho preso 9? Ecco, vedi, per esempio. Settimana scorsa non c'era preso 9, 5 compiti. Divisi 3 3 3. Bravo, complimenti, sempre così. Sei mio fratello. Dai, prendessi un pochino esempio da lei. Guarda com'è carina, tutta composta, tu sempre così, tutto sciamparato. Tirati su un attimo, seduto bene sulla sedia. Guarda lei come sta tutta compostina e carina. Prendi esempio, no, per favore. Valentina, ti sta dando fastidio? Mamma mia. Ti disturba? È sempre quello che ti disturba? Sempre. Ascolta, fai una cosa, vai, vai. Vai di là e lascia studiare tua sorella, grazie, almeno lei. Grazie a Dio, su. Grazie. Ciao, sono Alessandro Rocco, uno dei fondatori del progetto Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. È chiaro che abbiamo voglia di farti sorridere, ma anche di farti imparare delle cose. La scena di prima capita molto più spesso rispetto a quanto tu possa credere. Uno dei più grandi nemici dell'apprendimento di tuo figlio è il paragone. La scena di prima vede una mamma che paragona due figli che sono in realtà molto diversi e li mette sullo stesso piano. Questo è un grandissimo nemico dell'apprendimento, un grandissimo nemico della crescita di tuo figlio, perché lì avevamo due bambini su due livelli diversi, anche di consapevolezza. Uno aveva più voglia di fare, l'altro molta meno voglia di fare, ma se tu metti tuo figlio, magari quello con un po' meno voglia di fare, sulla stessa linea, paragonandolo a quello che ha tanta voglia di fare, lo stai semplicemente frustrando. Allo stesso tempo, l'altro, che si sente ancora più figo, si sente più bravo di quello che è e tendenzialmente gli stai dando anche però un altro insegnamento. Stai caricando su di lui tutte le aspettative di risultati che l'altro non ti può dare. Molto spesso nelle famiglie c'è questa idea del paragonare i figli. Soprattutto se hai un figlio che ha delle difficoltà di apprendimento e uno che non le ha, ti verrà da farti questa domanda. Ma perché tutto quello che ha funzionato con quell'altro, con questo non funziona? Quella non è una buona domanda. La cosa più importante che devi capire è che i tuoi figli sono imparagonabili. Sono due persone completamente diverse e non è detto che quello che ha funzionato con uno possa funzionare con l'altro. Un altro tipo di paragone che puoi fare è paragonare te stesso a tuo figlio. Quindi magari paragonare le difficoltà che hai avuto tu e dire ma io so come si sente. Oppure dire, ma io a scuola andavo benissimo, non riesco a capire come faccia questo cialtrone a non riuscire a fare niente. Il paragone è un gigantesco nemico. Il segreto reale è evitare di farlo sicuramente, ma vedere le persone come assolutamente diverse. Tutto quello che funziona con un figlio non è detto che funzioni con l'altro. Quello che devi fare, come in tutte le cose, è ogni volta ripartire da zero. Per ripartire da zero devi avere l'equilibrio di vedere le cose per quello che sono. Quante volte capita che poi i figli tornino a casa e ti dicono cose del genere? Tu gli dici, ciao, com'è andato il compito di matematica? E lui ti dice, 3. Però è andata male a tutta la classe. E tu in quel momento dici, non me ne frega niente di com'è andato il resto della classe! Poi due giorni dopo, torna a casa. E gli dici, com'è andata la verifica di storia? Ah, ho preso 8. E tu stesso gli chiedi, e gli altri come sono andati? Anche qua gli stai creando una confusione incredibile. Quando ti fa comodo, fai il paragone. Quando non ti fa comodo, non lo fai. Il vero segreto è toglierlo. Tratta tuo figlio per quello che è. Non considerarlo solo per le difficoltà che ha, ma anche per tutto il potenziale, per tutte le cose che è in grado di fare. Nella scena di prima, sicuramente Alessandro ha anche delle capacità e sicuramente Valentina ha anche dei limiti. L'obiettivo tuo come genitore è cercare di vedere le potenzialità di entrambi e di poi riuscire a lavorare sui limiti cercando di farli diventare anche per loro delle opportunità. Questo è il lavoro importante che puoi fare e che ti darà sicuramente veri risultati. Spero di esserti stato utile. Ti ricordo che, se non l'hai ancora fatto, puoi iscriverti al nostro canale YouTube. Puoi anche venire a visitare il nostro sito www.vivaladislessia.com o venirci a trovare nel nostro gruppo su Facebook, Viva la Dislessia. Ciao, a presto!